Del professor Bocca, il quale arriva da San Bassano, no? Provincia di Cremona, CCR Cremona, e si interessa di rigore geometrico e creatività, che hanno da sempre caratterizzato arte e matematica in discipline solo apparentemente opposte, che è un po' il tema conduttore di tutto questo convegno, quindi mi sembra una ottima conclusione. Okay, prego. Sì, se vuole portare seduto, ma tiene questo, sì. Aspetti che la metto, Bene, tanto ringrazio per l'invito. Sono un docente della scuola media, insegno tecnologia, quindi non c'entra nulla con, in parte con la matematica, però mi occupo di geometria, dipingo, faccio delle ricerche sulla geometria, anche alcune di queste mi hanno portato alla scoperta di alcuni artisti quasi sconosciuti che qui oggi voglio presentarvi. Sono architetto, vabbè. Ora, questo che viene riportato da Vitruvio nell'opera di architettura ci dice che questo filosofo socratico Risippo si era imbattuto sulla spiaggia di Rodi preoccupato, non sapendo chi abitasse quei luoghi, e vede sulla sabbia questo disegno, lo vedete lì in basso a sinistra, e dice: fermi tutti, qui ci troviamo di fronte a degli umani, quindi nessun problema. Ecco. Questi due li conoscete benissimo, Norbert Wiener e Thomas Eliot, poeta saggista, matematico statunitense. Non avendo nulla da fare la vigilia di Natale, si sono trovati a cena e hanno discusso di filosofia e di matematica e si chiedono se l'arte e la scienza hanno tra loro un rapporto. E tutte e due convengono che il principio guida è la ricerca della bellezza. Uno che ha scritto naturalmente della bellezza della matematica è Hardy, scrive le forme create dal matematico come quelle create dal pittore o dal poeta debbono essere belle, le idee come i colori e le parole devono legarsi armoniosamente. E qui vi presento questi personaggi, alcuni conosciuti, altri credo quasi sconosciuti. Dürer, lo sappiamo, è un grande artista del Rinascimento tedesco. Giorgio Scarpa, non so se qualcuno lo conosce. Giorgio Scarpa è stato un grande scienziato, ricercatore, possiamo dire così, anche designer, ha lavorato molto con Bruno Munari. Un altro quasi sconosciuto è Sébastien Truchet, un francese che nel Settecento si imbatte in piastrelle quadrate divise da una diagonale e fa una ricerca che riguarda un po' le combinazioni di queste figure. E poi Joseph Albers, partiamo appunto da questo, grande artista del secolo scorso, la Bauhaus, laddove lui ha lavorato e quindi è stato un grande insegnante della Bauhaus, oltre che grande artista. Qui vi ho messo alcune opere uscite da questa scuola famosissima, e i grandi personaggi che hanno frequentato il Bauhaus e hanno animato naturalmente il Bauhaus, come Walter Gropius, che sta lì in centro, che è stato un grande architetto, Marcel Breuer, un altro grande architetto, non parliamo di Kandinsky o di Paul Klee, e a sinistra Joseph Albers. Tutti conoscono Albers per questo omaggio al quadrato, una serie di figure geometriche, appunto composizioni basate sulla figura geometrica del quadrato. Naturalmente esistono rapporti specifici tra un quadrato e l'altro, ma pochi sanno che, credo, Albers insegnava tra i suoi studi propedeutici anche la piegatura della carta. Allora qui lo dice: non dico tutto non per togliere qualcosa allo studente, ma per fare in modo che compia delle scoperte da solo, perché le scoperte sono le cose più importanti. Ed eccolo qui con una piegatura classica, fisarmonica, e una bella frase che mi piace ricordare è questa: non preoccupatevi se non avete con voi un laboratorio, siete lontani dai vostri attrezzi, basta che abbiate un pezzo di carta e da lì potete creare delle forme bellissime.
Qui lo troviamo con i suoi studenti, ai quali diceva: fate quello che volete con la carta, non usate né forbici né la colla, ma piegatela a modo vostro. Ed eccoli qui i lavori dei suoi studenti, tutti posati sul pavimento. Ma torniamo un passo indietro. Non ha inventato nulla Albers, queste piegature già si conoscevano. E c'è questo Messer Mattia Geger, un bavaro di Mosburg, siamo in Germania, 1639, scrive tre trattati. Nel primo si dice come piegare panni o lini, nel secondo la maniera di mettere in tavola le vivande, nel terzo modo per trinciare, cioè tagliare ogni sorta di vivande. E nel primo trattato, ecco le piegature dei tessuti, sono le stesse piegature, guardiamone un po', di Joseph Albers. Io trovo meravigliosi questi disegni qua, queste stampe qua. Ma ci sono anche piegature molto più complesse, nel XVII secolo, tecnica della piegatura curva, e si fa largo anche questo gioco, sport e passatempi, sport per la città e passatempo per il paese. Io che arrivo da un paesino di 2500 abitanti in provincia di Cremona, mi sono dedicato al passatempo, cioè con un tocco di hocus pocus. Cos'è? È questo lavoro, un unico foglio di carta piegato, che dà origine a diversi tipi di forme. Eccole qui, le trovate tutte elencate a sinistra, e a destra invece un famoso mago che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento faceva divertire i bambini e anche gli adulti con questo unico foglio. Poi c'è uno qua che vabbè conoscete, ma è inutile che mi soffermi un po'. Vedete quante sono le possibilità per portare alla piegatura. Qui avete anche lo schema della piegatura, non è facile trovarlo, come diceva il nostro amico Gianfranco, si può anche comprare, ma io non sono uno di quelli che va a comprare le cose, voglio cercare come si fanno, e allora da qualche fotografia, da qualche spunto, ho capito insomma che questo è lo schema e l'ho costruito. A proposito di piegature della carta, questo grande pedagogista aveva introdotto appunto nel suo piano di studi per i più piccoli la piegatura della carta per insegnare i rudimenti di matematica. Eccole qui le sue piegature. Ma nell'Ottocento poi ci sono molti testi, tra i quali questo, dove viene insegnata appunto la geometria attraverso la piegatura della carta. Lo consiglio, si trova facilmente. Ai nostri tempi una grande artista, Miri Goran, abita in Israele, ha fondato, diciamo così, una nuova materia, ha dato origine a questa origametria, cioè origami e geometria, dai 6 ai 14 anni per i ragazzi. Qui vedete le mani che lavorano di alcuni studenti che conosco personalmente, sono i miei studenti. E poi qua vediamo come possiamo piegare la carta, ad esempio in questi modi per trovare le piegature in quarti, in ottavi o in sedicesimi. Le piegature sono a monte e a valle, non è il classico origami che ci porta a definire una figura riconoscibile, un oggetto, un animale eccetera, ma sono strutture che ci riportano alla tridimensionalità della carta, che a me sembra molto interessante, soprattutto per chi fa studi come architetto, designer o anche altri studi sulla percezione visiva. Ad esempio questi lavori sono molto interessanti, anche la piegatura in diagonale oppure la piegatura degli angoli in ottavi, in sedicesimi, in angolo da 90, da 180 o da 360 gradi. Qui come si piega un foglio per ottenere triangoli equilateri, ci sono modi diversi. La piega in questo caso ci riporta a monte, a valle eccetera, o meglio queste sono pieghe poi universali che alla fine ottengono una piegatura o a monte o a valle, a questo tipo di piegatura. Qui vedete alcuni miei lavori, sono fogli di carta, di cartoncino, quello in basso a sinistra è un mantello da un ricavato, ormai è distrutto perché è stato ricavato da un foglio di carta da pacco da 300 cm per 150. Gli altri invece si sono conservati bene, insomma. Quindi vedete che diventano sculture, oggetti anche artistici, potremmo definirli così. Questa invece che vi presento è una designer, stilista, tedesca. La vedete che è seduta su un puff che ha quelle piegature che abbiamo visto prima.
e anzi arriva anche a costruire questi abiti, naturalmente con un tessuto speciale, anche la borsettina, e poi fa anche degli arredamenti, insomma elementi d'arredo. Questa però è una mia alunna, ecco, diciamo che brava l'alunna, perché anche lei è diventata una stilista, no, vabbè, ha fatto dei lavori che sono lavori molto carini, molto belli, insomma non è facile fare queste cose qua, addirittura si è inventata questo copricapo rosso. 2019-2020 era l'anno. Tornando un po' a Josef Albers, queste fotografie ci riportano ai suoi studi sull'architettura del Centro America, soprattutto messicana, e ad altri suoi studi che sono questi sulla linea. Questa non è una linea continua, ma sono dei rettangoli, o sono linee che comunque hanno un inizio e una fine, si chiudono. Mentre questo signore qui che vi presento, non l'ho citato prima perché è soltanto una piccola parentesi, Spakovsky, Vaclav Spakovsky, vedete che è nato a Varsavia nel 1883, è stato architetto, artista, musicista e fotografo. Qui lo vediamo in uno scatto ritratto multiplo, andavano molto di moda, ma lui ha anticipato quelli che vediamo qui in alto a destra. Questo è Francis Picabia, altro grande artista, Marcel Duchamp che sta al centro, nella colonna di destra, e Umberto Boccioni, che tutti conosciamo, che è in basso a destra. Loro vengono dopo, cioè lui l'ha fatto molto prima, solo che Spakovsky è del tutto sconosciuto, lo conoscono un po' in Polonia, quelli che frequentano gallerie d'arte, c'è un bel museo anche in Polonia con i suoi disegni. Quali sono i suoi disegni? Eccoli qua. Se notate, se partite in alto a sinistra, eccola qui, e proseguite con il percorso della linea, la linea è continua e forma un ritmo, e arrivate in alto a destra. È veramente un gioco formidabile costruito con una sola linea, a differenza di Albers che invece costruiva forme chiuse. Altri due lavori di Spakovsky, questi sono i lavori degli anni 20 e quindi anticipano tutta la cosiddetta optical art che conosciamo oggi. Altro lavoro, sembra quasi un labirinto, sembrano delle superfici chiuse, in realtà sono tutte aperte. Vi ho messo alcuni lavori, ce ne sono un centinaio, io mi sono preso la briga, sono un po' folle, di riprodurre tutti i 100 i lavori di Spakovsky su carta quadretti da un centimetro. Quindi questi sono fogli che si usavano una volta per quelle lavagne dove si scriveva, con fogli così di schizzo o di disegno tecnico. Sono riuscito a trovarli e mi sono rifatto tutti i disegni, 100 disegni, ma per capire appunto come funziona tutto questo meccanismo. Allora cosa abbiamo fatto? Anticipo un'altra cosa. Qui vedete a sinistra che cosa insegnava Albers alla Bauhaus, la famosa serpentina, mentre a destra i meandri di Spakovsky. E qui ci sono, vedete, una serie di lettere, e si può ricostruire appunto seguendo questo programma. È un lavoro che dico noi perché l'abbiamo fatto io e Monica Umberta Oriani, che si occupa di coding, e Anna Chiara Quer, che è una insegnante di matematica alle scuole superiori. Abbiamo analizzato questo disegno di Spakovsky, che è il soffitto, o meglio doveva essere il soffitto, del Community Center di Breslavia, un lavoro del 1964. Adesso trovate un particolare. E cosa abbiamo fatto? Beh, questo è come si trasformano un po' quella linea in moduli, e questi moduli ruotano e sono studiati in questo modo col colore. Ed eccoli qua i moduli, no? Abbiamo questo che è A, questo che è B, in mezzo c'è il vuoto, poi abbiamo C e abbiamo D. Sono solo queste le posizioni che assumono quelle linee. Abbiamo tradotto questo lavoro con LibreLogo, che è un programma che andava di moda in passato, che secondo Monica Umberto Oriani, che si occupa appunto di coding, è più adatto al posto di Scratch, che va per la maggiore oggi nelle scuole. Con LibreLogo dobbiamo scrivere un po' tutte le varie operazioni, ma alla fine il risultato è molto soddisfacente per gli alunni. Qui vedete, vabbè, alcune cose che riguardano questo lavoro, il metodo di lavoro, e poi abbiamo appunto riconoscere anche le forme, le simmetrie e i ritmi.
persa, abbiamo chiuso per il momento. E passiamo a Dürer. Mi interessa perché, a parte la sua attività di grande pittore, è stato anche un grande incisore, anzi soprattutto un grande incisore. Qui però vi ho messo anche tre animaletti, Leprotto il gatto e Leprotto il gatto insieme, bellissimi disegni. Naturalmente, se guardate qua, c'è anche il logo A di Albert Dürer, si può dire che è stato il primo a disegnare un logo e quindi la propria firma è appunto il simbolo che noi troviamo nei suoi disegni soprattutto e anche nei dipinti. Cosa dice Dürer? Senza la conoscenza l'arte è un miscuglio casuale di imitazione sconsiderata, fantasia irrazionale, pratica ciecamente accettata. Cioè alla fine vuole dire che insomma non esiste nessuno che ha l'ispirazione, o si studiano le cose e si arriva a qualcosa di concreto fatto in un certo modo, altrimenti è soltanto frutto così della fantasia, almeno io la vedo qua, fantasia irrazionale. Allora lui cosa fa? Studia matematica naturalmente e viene a Bologna dalla Germania e appunto studia la geometria eccetera. E questa che è la più famosa stampa di Dürer, Melancolia 1, noi vediamo a parte l'angelo che rappresenta appunto questo stato d'animo, anche alcune cose interessanti dal punto di vista geometrico, questa figura, questo solido, che non è un solido regolare chiaramente, eccolo qui, è un poliedro irregolare, potrebbe essere interpretato come romboedro troncato, o cubo parzialmente troncato. Le facce hanno angoli di 72 gradi. E si ottengono anche due triangoli equilateri. Qui trovate lo sviluppo, anzi qui abbiamo tutta la serie delle facce e poi lo studio un po' dello sviluppo e il modello è questo. Ecco, si può ricostruire benissimo anche con i nostri studenti se vogliamo. Qui c'è qualcosa che entra così, ecco, ma in alto a destra sopra l'angelo troviamo questo quadrato che è un quadrato magico, quindi un quadrato perfetto, magico perfetto. Perché? Perché contiene i numeri dall'1 al 16 e è composto da 16 celle, appunto. E li ho scritti qua così si leggono un po' meglio, perché il 9 e il 5 non si leggono molto bene. Cos'ha di caratteristico questo quadrato magico? È che, lo sapete tutti, se sommo i numeri in colonna, in riga, in diagonale, ottengo sempre, in questo caso 34, la costante magica. Ma ha anche altre possibilità questo quadrato magico. Intanto come l'ha costruito? Partendo da un quadrato con la successione 1-16, andando da sinistra a destra, dall'alto in basso, scambiando l'1 col 16 e scambiando l'1 con l'11 con il 6. C'è uno scambio su questa diagonale. Il passaggio successivo, scambio il 7 con il 10, dobbiamo guardare a questo naturalmente perché viene dopo l'origine, il 7 lo scambiamo con il 10 e il 13 lo scambiamo con il 4. Ma se notate, se torniamo indietro un pezzettino, abbiamo un 15 che è vicino al 14. A lui interessava avere il 15 vicino al 14 perché è l'anno dell'incisione 1514, per cui, scusate, ecco allora lo scambio delle due colonne centrali. Abbiamo ottenuto appunto il quadrato magico di Dürer. Guardate quanto è facile alla fine fare questa cosa qua, ci voleva però un genio come Dürer per farlo. E queste sono le tante possibilità, oltre alla somma in diagonale e in verticale e in orizzontale. Se io sommo ad esempio i numeri che stanno in queste celle del quadrato ottengo 34, oppure i quattro numeri centrali, oppure i due numeri là in alto e questi qua in basso e così via. Insomma sono circa 34 le combinazioni di somme di numeri che otteniamo dal quadrato magico di Dürer. Tanti dicono quadrato super magico, addirittura diabolico. Qui è interessante anche questa cosa qua, se noi ricostruiamo il quadrato magico andando a trovare il centro dei quadrati e uniamo con delle linee i vari punti, con una linea sola, unica, i vari punti dall'1 al 16, appunto dall'1 arriviamo al 2, poi al 3, eccetera, otteniamo una figura abbastanza interessante, ricca di simmetrie. Qui avete la versione in bianco e nero e poi c'è anche la versione a colori.
mi sono divertito anche a fare questo. Queste cose qua, io lavoro con i ragazzi delle medie, quindi sono grandi come molti hanno docenti che abbiamo qui in sala, ma si divertono un sacco perché poi scoprono appunto figure che sono effettivamente uguali ma ribaltate, quindi molte simmetrie diverse. Uno che si è occupato di quadrato magico è questo qui, se siete mai stati a Barcellona, la Sagrada Famiglia, avete girato attorno e non so se avete fatto caso, c'è questa figura, è Giuda che bacia Gesù, però lì di fianco c'è uno che potrebbe dire un quadrato magico, però c'è qualcosa che non va perché ad esempio vediamo due numeri 14 oppure 2 10, quindi non è un quadrato magico perfetto, e poi non possiamo avere un quadrato magico con due numeri uguali. E cosa fa questo artista spagnolo? Partendo dal quadrato magico di Dürer, ecco il legame, quelli sono i numeri che trovate in alto a sinistra del quadrato magico di Dürer, lui cosa fa? Toglie un'unità su ogni riga e su ogni numero, su ogni riga e su ogni colonna, al 16 che diventa 15, l'11 diventa 10, il 12 diventa 11 e quindi 15, l'ultima riga diventa 14. E cosa fa anche qui? Lui sposta le colonne, inverte la colonna di destra, estrema destra, con l'estrema sinistra e le due colonne centrali. E poi inverte le righe, la prima in alto va in basso, le due centrali si invertono tra di loro. E ottiene appunto il suo quadrato magico, che non è un quadrato magico infatti, ma è qualcosa di totalmente inventato, ma ci voleva un genio come questo artista spagnolo per ottenere questa cosa qua, partendo dal quadrato magico di Dürer naturalmente. E veniamo a questo signore, un sacerdote francese, 1657-1729, si fa riconoscere subito, sedicenne quasi, perché, guardiamo il disegno a sinistra, lui senza saperlo, gli viene incaricato di aggiustare un orologio a ripetizione, cioè a molla, che era stato donato dal re d'Inghilterra a Luigi XIV, re Sole. Nessuno a corte riesce a sistemargli l'orologio, e allora c'è qualcuno che dice, ma c'è un ragazzo qui che probabilmente a buone capacità magari potrebbe riuscirci, gli danno l'orologio, lui non sa che è l'orologio del re e in poco tempo riesce ad aggiustarlo. Per questo motivo entra nelle grazie del re e diventa, diciamo, l'ingegnere di corte. Tutti i lavori principali fatti dal re Sole, parliamo di Versailles ad esempio, sono realizzati da Sébastien Trouchet. A destra invece una macchina che per lo studio della, adesso non lo so spiegare perfettamente, dall'alto si fa cadere una pallina su questa spirale e si misura il tempo di percorrenza. C'è uno di questi modelli è conservato a Padova e un altro è conservato a Firenze. Questo lavoro invece, questa è una mia riproduzione, anche i modelli a destra fatti con il DAS una volta, lui progetta una volta piana, quindi una volta che non è la classica volta, quindi curva, ma una volta piana formata da conci che hanno questa forma, che si incastrano perfettamente tra di loro. E poi studia anche le lettere, i caratteri tipografici, ma li studia in questo modo qui, in modo matematico, cioè li disegna sopra una griglia a base quadrata. Era la prima volta che si pensava a una cosa di questo tipo. Questi caratteri daranno poi origine al cosiddetto Time New Roman che utilizziamo tutti sui nostri programmi. Ecco, questo ad esempio è una prova di stampa, l'ho trovata agli archivi nazionali a Parigi, Sébastien appunto, utilizzando appunto quei caratteri progettati dallo stesso. Qui vedete Merli, la residenza del re, la seconda residenza del re, e Versailles. Lui ha lavorato come ingegnere idraulico e tutte le cose che vedete che riguardano l'idraulica a Versailles, a Marly ormai non c'è più nulla,
sono progettate da Sébastien Truchet. Ma in uno di questi viaggi che lui faceva, incaricato dal re, si era portato fino ad Orléans per progettare un nuovo canale. Lì era stato ospitato in questo castello, Saint-Dié-la-Forêt, un piccolissimo paese. E in questo castello lui intravede a terra ancora delle piastrelle da posare a forma quadrata, divise da una diagonale, una piastrella colorata di nero e l'altra bianca. Da lì inizia il suo lavoro di osservazione, che lo porta alla stampa di questo saggio, potremmo dire così, sulla storia dell'Accademia Reale delle Scienze. Lui era appunto un accademico, e lo porta a definire uno studio basato sul quadrato diviso dalla diagonale, e costruisce queste composizioni geometriche che trovate a destra. Qui ne ho messe alcune di questo testo. Successivamente lui abbandona lo studio, perché poi si occupa di tutt'altro, ma un sacerdote, sempre dello stesso ordine religioso, negli anni 20 del Settecento, 1723-22, dà alle stampe questo libro dal titolo Infinito, metodo per fare una infinità di disegni diversi con quadrati divisi da due colori per una linea diagonale. O osservazioni di padre Dominique Douat, religioso carmelitano della provincia di Tolosa, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo qui appunto il quadrato che può assumere quattro posizioni diverse se lo facciamo ruotare di 90 gradi. E da questo possiamo osservare, preso a due, le varie posizioni e combinazioni. Qui le ho riprodotte, le vedete qua, la rotazione del quadrato A, B, C, D, ruotandolo a destra di 90 gradi, e poi le osservazioni di Douat: questi quadrati sono opposti tra loro diagonalmente, A, C, quindi anche C, A chiaramente, B, D e D, B, oppure orizzontalmente, e in fondo perpendicolarmente. Attraverso questi studi lui comincia a dire: ma se ne mettiamo insieme quattro presi ad uno, quante permutazioni ottengo? Quattro, ABCD, BCDA, eccetera, non esistono altre. Se però le prendo a due, comincio ad avere un certo numero di permutazioni, che poi sono 16. 3 a 3 diventano 64, 4 a 4 diventano 256. Allora, con tutte quelle 256 combinazioni di lettere A, B, C, D, Dominique Douat lavora in questo modo: costruisce questi quadrati di 4x4 e combina quei numeri, quelle combinazioni. Guardate la bellezza di questi lavori qua. Allora, io me li sono un po' riprodotti tutti, e allora c'è il disegno a colori che riporta il numero della combinazione e la composizione geometrica che otteniamo. Questi sono optical art, in pratica, ma siamo nel Settecento. Quelli erano 12x12, questi sono 24 quadratini per 24 quadratini, quindi abbastanza corposi. Altri. L'ultimo è il 72, quello che trovate a destra. Queste cose qui le porto anche nella didattica. In questo caso era un PON di qualche anno fa, alunni di quinta primaria, di prima secondaria, che spontaneamente, nessuno li aveva obbligati, hanno partecipato a un corso, credo di 32-33 ore, che ho tenuto io il pomeriggio. Invece di andare a giocare a pallone, questi qui venivano a fare il corso di matematica, va bene. Si sono divertiti, abbiamo fatto anche questo lavoro qua, e poi si sono divertiti veramente a trovare le 256 combinazioni. Le hanno trovate. Alcuni dicevano: ma è per compito, perché c'è questa idea che poi devi fare sempre i lavori per compito. No, fai come vuoi, vuoi farle, falle, se non le vuoi fare, niente, non è un problema. E la settimana successiva qualcuno di loro è venuto veramente con le 256 fatte sul quaderno quadretti, come vedete qua. Ci siamo inventati anche una scatola, che è questa, in riferimento a questo gioco che andava di moda nell'Ottocento, il gioco del parquet, che si basa appunto sulle osservazioni di Truchet e di Dominique Douat. È una scatola che ormai fa parte della storia, però noi ci siamo inventati questo gioco con tessere quadrate bianche e nere, che però
se le giriamo hanno dei altri colori dietro, quindi diventa qualcosa di più interessante. Con queste tessere poi le combinazioni possono riprendere i lavori dei nostri due famosi sacerdoti, che non facevano naturalmente i sacerdoti, ma facevano tutt'altro, ed ecco, questa è una combinazione che si sono inventati i ragazzi, ecco. Una delle tante. Mi piace far vedere anche questo lavoro qui, che è il mosaico di Palazzo di Teodorico a Ravenna, non so se l'avete visto, e anche qui abbiamo dei quadrati divisi da una diagonale, no? Allora qui è bello riproporlo, rifarlo, capire quanti sono i quadretti osservando soltanto la fotografia di sinistra e poi capire quali forme possiamo osservare all'interno di queste combinazioni. Ad esempio troviamo questa forma che si ripete per 4 volte, oppure queste due forme, e qualcuno, guardate, ha osservato che al centro qui ci sono due bottiglie della Coca-Cola. Se torno indietro un attimo, tornare indietro qua, ecco, si vede qua, no? Questa qui con il tappo, qui in centro. Oppure il cuoricino con la stella centrale, con un lavoro di osservazione che va al di là, insomma, nel solo aspetto storico, artistico, ma l'osservazione delle geometrie che stanno all'interno di questi lavori qui molto importanti. Qui alcune mie osservazioni che vanno al di là degli studi di Truchet e di Duhat. E allora la diagonale che voi vedete qui diventa una curva. Da una parte io ho questa parte qui bianca e il nero, e questa parte qui bianca e il nero, qui invece ho il negativo positivo, insomma le parti che là erano bianche qui diventano nere. E poi la somma della diagonale e dell'arco dà origine a queste lunette, possiamo chiamarle così. Ci sono tantissime combinazioni che si possono ottenere, da qui poi delle composizioni geometrico astratte. Questo è un quadro, o meglio è lo studio di un quadro con i vari quadrati, gli archi di cerchio e poi questi qui che si sovrappongono, questi archi, il colore, e danno origine a questo quadro qua, insomma. Questa non la faccio, me la volevo far vedere perché è una scuola, non peraltro, che abbiamo appena concluso. Il sindaco illuminato ha detto: io passo davanti tutti i giorni a questa scuola qui e la vedo brutta, perché è una scuola, ha la sua dignità, perché è una scuola dei primi, diciamo, prima metà del Novecento, anche ben fatta, però con questo colore qui, il solito colore giallino delle scuole, non diceva più, non alzi dietro le maestre, perché davanti c'è l'ingresso alla scuola primaria, dietro la scuola dell'infanzia, le maestre, prese da un raptus, si sono messe loro a colorare di azzurrino, ma fino a una certa altezza, perché oltre non riuscivano. Hanno fatto un bellissimo lavoro, ma alla fine però risultavano delle cose un po' strane. Allora mi ha chiamato a maggio, fine maggio, e al primo di settembre abbiamo concluso il tutto, quindi tutta la scuola, visto che ho scelto io il colore blu e il verde, e all'interno di questi colori i moduli che trovate qui, che sono poi quelli che avete visto prima, la diagonale con l'arco. E dietro l'ingresso alla scuola dell'infanzia, che è questo qui, ma lì il mouse si vede, sì, che è quello nella foto in basso, questo qui, ecco, è caratterizzato l'angolo soprattutto da queste forme, che però hanno colori un po' più vivaci, diciamo così. Abbiamo completamente trasformato, ecco, la scuola. Questo, dai, lo conosciamo tutti, Bruno Munari è stato un grande artista, ma perché ve ne parlo? Perché si lega il personaggio che viene dopo, cioè Giorgio Scarpa, il quale progetta come designer negli anni 70 questo cubo snodabile. È molto interessante perché educa veramente anche i più piccoli a queste forme. E ne aveva fatto una versione piccola, anche una versione molto grande, appunto per il gioco dei bambini. Aveva presentato alla Galleria Synchron di Brescia, frequentata anche da Bruno Munari, e Munari rimane colpito da questo oggetto. E che cosa scrive Munari? Quindi, vediamo se riesco a leggerlo. Voi non lo leggete sicuramente. Caro Giorgio Scarpa, avevo visto la Mamma mia, ragazzi, non ci vedo più nulla.
alla Synchron il suo cubo snodato, come si chiama? E devo dirle sinceramente che è uno dei pochi oggetti che, con la massima semplicità, danno visivamente una serie di informazioni esatte ed immediate. Questa è vera comunicazione visiva. Ecco, questo è stato per Giorgio Scarpa l'inizio di una collaborazione con Bruno Munari. Se voi andate a cercare in tutti i libri di Bruno Munari trovate una, due, tre pagine che Munari dedica al lavoro di Giorgio Scarpa. Qui poi c'è qualche modello che vi mostro, dopo vi faccio vedere qualcosa. Vedete in basso che Munari disegna, non era un tipo preciso Munari, non era molto preciso, e il suo disegno non era così preciso, dice guardi Giorgio Scarpa, mi interessa la foto del modello con le due mani che lo sorreggono messe in questo modo, così le pubblico la foto sul mio testo. Questa corrispondenza è a casa di Giorgio Scarpa, naturalmente io ho la fortuna di poter accedere quando voglio alla casa studio di Scarpa, che non è morto da alcuni anni, ma la moglie ci tiene appunto a far conoscere il lavoro di suo marito, e per me ogni occasione è buona, e questa è un'occasione tra le più straordinarie per portare via conoscenza di questo grande personaggio. Ecco la data, 19 gennaio 1970. Munari cosa dice di Scarpa? Immaginate Giorgio Scarpa che disegna sulla lavagna dell'Istituto d'Arte di Oristano un esagono. Lo disegna in modo perfetto. Vi accorgerete come Giorgio Scarpa sia un uomo preciso. Ecco. Oristano, perché Scarpa ha insegnato all'Istituto d'Arte appunto di Oristano, e poi, chiamato sempre da Munari, ha fondato l'ISIA di Faenza, l'Istituto Superiore di Faenza. Qui lo vediamo a sinistra con Munari, e poi due libri importantissimi, Modelli di Bionica e Modelli di Geometria Rotatoria. Fanno parte di una collana di, credo, 12 libri, collana del design di Bruno Munari. Chi ce l'ha, lo tenga stretta, perché sono rarissimi. Pensate che Modelli di Geometria Rotatoria Zan Michele stava buttando tutto il macero, li abbiamo acquistati noi, altrimenti li avremmo persi veramente. Dico noi perché mi sto occupando di Giorgio Scarpa con un altro, è stato suo allievo, e insegna design alla San Francisco State University, Pino Trogu, e con lui collaboriamo appunto per portare avanti queste ricerche. Oh, qui ci troviamo nello studio di un grande artista, Lucio Fontana, il quale con Silvio Ceccato, non so se qualcuno si ricorda, Silvio Ceccato, un signore che si occupava di matematica, quindi aveva questi capelli bianchi, è andato anche molte volte al Maurizio Costanzo Show, se qualcuno si ricorda, e si ritrovano qui a studiare di cibernetica, cioè l'arte e come fa un pittore, un disegnatore, per esempio disegnare un albero, un elefante, quali sono i vari passaggi poi trasferiti alla macchina. Un lavoro complesso al quale ha partecipato anche Giorgio Scarpa. Qui vi ho messo tre alberi, perché a sinistra avete un albero di Klee, c'entra molto Klee con Giorgio Scarpa, in mezzo Munari, a destra alberi di Giorgio Scarpa. C'è un piccolo personaggio a forma di quadrato, perché lui aveva anche progettato un piccolo libretto con questo personaggio che arrivava dallo spazio, si trovava catapultato in terra, quindi con la forza di gravità non riusciva più a fare le pirouette di prima, e un racconto inedito di Giorgio Scarpa. Perché c'entra Paul Klee? Perché negli anni 50, fino agli anni 50, si stampa questo libro edito dalla Feltrinelli, Teoria della forma e della figurazione di Paul Klee. In queste due pagine Giorgio Scarpa viene folgorato completamente da queste immagini, perché è lo studio del cubo e della sezione del cubo, e da lì lui parte, appunto studiando l'interno, cioè il contenuto di questo oggetto, per i suoi lavori, che sono questi. No, verranno dopo. C'è qualcun altro che fa questo lavoro, cioè di sezionare il cubo. Mariviere è stata una grande artista brasiliana, poi ha sposato un italiano, per cui la conosciamo molto bene, Geltrudo Alviani, che è stato un grande critico d'arte degli anni 70, 60 e 70, tra l'altro è stato l'unico
a scrivere dei Spakovsky negli anni 70, poi più nulla. E qui queste foto sono abbastanza inedite perché sono di questo museo, anzi non c'è neanche un museo, è un archivio dedicato proprio a una riviera. Vedete come il cubo è sezionato in tanti pezzi, eccetera. Ma Scarpa fa un'altra cosa, studia il cubo sezionandolo lungo le diagonali, ad esempio. Questo è un modello di cubo diviso in tre moduli perfettamente uguali che si incastrano l'uno con l'altro e appunto otteniamo questo solido. Studia le mediane, insomma studia l'interno, oppure diviso in questi tre moduli. E poi studia anche il tetraedro, in questo caso diviso in due moduli. Queste sono tutte ricostruzioni mie, perché gli oggetti di Giorgio Scarpa sono intoccabili, non li possiamo toccare, possiamo guardarli, non toccarli. Sono molto delicati, sono oggetti in cartoncino con la colla degli anni 60-70 e con il nastro adesivo di allora, quindi non è facile. Ancora un tetraedro sezionato in due moduli. Questo è un mesaedro, quindi un cubo diviso in quattro moduli ma agganciati a due a due. Qui bisogna trovare la posizione giusta per incastrarli, cioè bisogna proprio fare una rotazione dei moduli per poterli incastrare tra di loro, altrimenti è un guaio, si rompe tutto. Ecco la rotazione, lo studio appunto delle forme che ruotano le galassie, la forma del DNA naturalmente, l'espansione di un mollusco che costruisce la propria conchiglia, questo è il Nautilus, e che quindi forma appunto una spirale. Che cosa osserva quindi? Questi moti rotatori, e ne costruisce delle catene. Io qui la faccio un po' breve, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma questa ad esempio è una catena trasformabile composta da 12 moduli, qui vi ho portato un originale, sono tutti moduli che sono speculari e che danno origine appunto a diverse forme. Qui i designer o gli architetti o chi si occupa di comunicazione visiva si può sbizzarrire. Un altro lavoro interessante è questo che ho qui, è una catena triangolare, la vedete qui in alto, che poi ruotando i vari moduli, se vi ricordate prima il cubo diviso in tre moduli, torno indietro un pochettino, questo, eccolo qua, se ne prendiamo ad uno e li incastriamo e li incolliamo a cerniera l'uno all'altro, otteniamo una catena triangolare di questo tipo, questo qua. Adesso vediamola. Eccola qua. Ruotando però, mi alzo così la vedete. Non è completa, ma è la forma del cubo, no? Non è completa, mancano i pezzi perché abbiamo utilizzato solo due moduli del cubetto, manca il terzo, quindi è due terzi di un cubo. Però la catena naturalmente è molto interessante perché queste variazioni di forma, qui la vediamo così, si vede bene la forma triangolare, no? Poi se volete potete giocare anche voi, qua. Con queste catene triangolari era soltanto un'ipotesi nel libro Geometria rotatoria di Scarpa metterne assieme diverse. In America hanno studiato appunto di costruirne una di catena che comprende sei di queste catene triangolari e fare questa forma. È difficile farla ruotare tutta completamente insieme perché poi il problema sono le cerniere, però se la appendiamo a noi dà l'impressione di assumere la forma della struttura del DNA quasi, non so, abbiamo questa visione qua, non so se anche a voi dà questa impressione quella di destra. Però ecco, una mia alunna, ci tengo sempre a far vedere i lavori degli alunni, del tutto così senza essere forzata da nessuno, ha fatto questo lavoro, ci ha messo qualche mese, però alla fine
dell'anno scolastico mi ha portato questa scatola e questo lavoro ed è la catena che avevano costruito in America, fatta da questa ragazza. Lei poi ha scelto dei colori. Io, quando c'è l'occasione, la porto anche in qualche galleria d'arte, in qualche fiera d'arte, eccetera, a mostrare, perché è molto interessante. Ecco. Queste sono un'altra catena. Con questa, ecco, c'è questa qui, noi arriviamo, ecco, questa è la partenza del cubo, naturalmente, ma la costruzione proprio avviene attraverso, in questo caso, 16 moduli speculari tra di loro. Quindi, se volete, ve la faccio vedere qui. E poi può essere trasformata in vari modi, ruotata naturalmente. Con questa si possono creare, non dico infinite forme, ma forme molto interessanti. A proposito, girava qualche tempo fa su Rai Storia un breve filmato di Michele Emmer, il matematico, La scoperta del cubo. Era una trasmissione televisiva andata in onda negli anni 70-80 del secolo scorso, e lui presenta anche lavori di Bruno Munari, cioè lui si autopresenta Munari in un filmato, fa vedere un po' il cubetto, ad esempio il portacenere, le sue sculture sospese a rete e altre cose, e poi dice: il mio amico Giorgio Scarpa, e prende una scatola e la apre, tira fuori una cosa del genere, ha fatto questi studi e li mostra, e poi dice: alla fine diventa di nuovo un cubo, tenta di ricomporre il lavoro ma non ci riesce e poi vabbè, si chiude il filmato. In questa trasmissione Emmer presentava anche un bellissimo lavoro che credo che conoscete tutti, Flatlandia. Lui aveva realizzato un cartone animato molto carino. Lì si impara veramente le due dimensioni, le tre dimensioni. Io, per esempio, che faccio imparare un po' le proiezioni ortogonali, cioè le tre viste, beh, lì si imparano veramente come si vedono dall'alto, di fronte e di fianco, le varie figure. Ecco, questa cosa ve l'ho raccontata anche per dirvi che, insomma, c'era un legame molto stretto tra Munari e Giorgio Scarpa, ecco, perché poi lo prende di mezzo, appunto, in queste trasmissioni televisive. Una catena realizzata a scuola, 48 moduli, e si forma anche qui un cubo, ecco, una catena esaedrica. Naturalmente lì bisogna studiare come dividere il cubo in 48 parti. Qui non c'è la costruzione del cubo perché, vabbè, alla fine non sono riusciti gli studenti a ricomporla. Però c'è questo, molto interessante, formato da 120 moduli, è l'icosaedro, sono 120 moduli, qui l'hanno fatto gli americani, studenti di questa università, ed è una catena che troviamo anche in mano a Giorgio Scarpa, forse più avanti c'è una foto. Ecco, qui la stessa catena, in occasione di un convegno l'avevamo fatto a Delft in Olanda, si erano riuniti ingegneri e medici per studiare un po' apparecchi biomedicali, e erano interessati a queste strutture qua. Ecco. Poi i vari sbocchi, quelli sono tutti da vedere naturalmente. Lì con difficoltà studenti e professori hanno tentato di mettere insieme un po' di cosa etro. 120 moduli sono tanti. Ah, eccolo qui, lo vedete a sinistra che la sta costruendo, e a destra tiene in mano appunto la catena Giorgio Scarpa. Sono foto di Giorgio Cireddu, che ha preso il posto di Scarpa ad Oristano come insegnante, è stato prima suo allievo, poi ha proseguito il suo lavoro, e questa fotografia qua, tagliata così proprio con lo sfondo nero, escludendo la figura di Scarpa, è pubblicata su Modelli di geometria rotatoria, per dire come poi si costruivano i libri, no? Cioè anche con queste foto fatte caserecce, con lo sfondo del portone dell'abitazione di Oristano. Ecco. Questo è un altro tetraedro diviso in 8 moduli, speculari anche loro. E qui invece un ottaedro, uno studente, perché è stato fatto da uno studente questo, nella mia scuola, diviso in 16 moduli.
questo sapete chi è, vabbè, è inutile dirlo, il lavoro è Ipercubus, scritto lì, esatto. E perché ve lo faccio vedere? Perché anche Scarpa ha fatto una cosa simile, ma l'ha fatta in questo modo. È una busta, dentro la busta c'è un foglio piatto, ve lo faccio vedere perché è interessante. Qui vedete che è piatto, però se io lo apro così, vedete che... poi lo apro così e diventa una struttura tridimensionale. È un lavoro inedito questo, è stato regalato da Scarpa a Pino Trogo, suo ex allievo. Però io ho detto devo farlo anch'io, allora dalle foto, da qualche suggerimento che mi ha dato Pino Trogu me lo sono rifatto, non è originale, l'ho rifatto io, lui ha l'originale, non è mai stato pubblicato questo. Per la verità alcuni ultimamente hanno utilizzato questi movimenti e hanno costruito delle macchine, potremmo dire così, formate da tanti moduli di questo tipo che si muovono con dei sensori. Qui riguarda anche il packaging, no? Perché poi in un minimo ingombro una forma tridimensionale, eccetera. C'è molto studio che si può fare su Scarpa, che potrebbe essere tradotto in qualcosa di effettivamente interessante dal punto di vista dell'ingegneria, ad esempio. Questa è la catena del DNA, il modulo, anzi la struttura del DNA, progettata da un artista, non ricordo bene il nome, l'ha tradotto anche Scarpa in un modello che è questo. Però Scarpa fa un modello diverso e molto più interessante. Qui naturalmente sono dei dodecaedri tagliati a metà e incastrati uno sopra l'altro. Questi sono 1, 2, 3, 6 o 7 dodecaedri, in fondo lo vedete, è l'altra metà. Però Scarpa cosa fa? Fa questa struttura che è completamente piatta, costruita da moduli che però ruotano. Allora con un semplice movimento della mano danno origine appunto alla struttura del DNA. Se volete ve la faccio vedere, non volete, vero? Ah. Allora, noi la chiamiamo la cravatta, perché vabbè, è dentro... È una ricostruzione, guai a toccare quelle originali. Ne avrà una trentina di studi. Allora qui, vediamo se riesco, devo appoggiare un banco. Dopo la faccio vedere da un altro. Basta ruotarla così. Mi metto qui alla luce. Questo è fantastico. Perché è una ricerca degli angoli, del modulo, degli elementi come vengono uniti tra di loro. E ci ho messo un giorno a studiare l'originale, prendendo gli angoli, eccetera. Ho la fortuna veramente di poter accedere allo studio di Scarpa quando voglio. Peccato che sia un po' distante, però un paio di volte o tre all'anno ci vado. La sfortuna è che si trova nella zona alluvionata dell'Emilia Romagna, no? Castel Bolognese, che è prima di Faenza, ed è il paese che è stato allagato completamente, un metro. Molti lavori erano al primo piano, però in quella che chiameremmo cantina c'erano altri tanti lavori, alcuni siamo riusciti a recuperarli, li sto pulendo io un po'. E li sto rifacendo più che altro per non andar persi, però veramente è stato un disastro completo, ecco. Per fortuna non c'era molto, ecco, in cantina, ma anche quel poco aveva un significato. Ma adesso vi faccio vedere qualche lavoro fatto con gli studenti. Qui sono un liceo artistico di Lodi, vedete che sono le forme del cubo sezionato in tre moduli, si vede bene in basso a destra. Qui a Reggio Emilia, sì, al Tecnopolo, la
laboratorio sempre su Giorgio Scarpa, la facoltà di Dipartimento di Matematica di Parma, credo che qualcuno qui riconosca gli ambienti, no? Riconosce perfettamente gli ambienti, al terzo piano, A Venezia, insomma ogni occasione buona. Ah beh, qui a Castel San Pietro dove avevamo portato proprio tanti modelli e tante cose, era la serata, perché a Castel San Pietro funziona così, no? Alla sera del sabato c'è la serata del teatro, anche l'anno scorso c'è stata, poi per qualche anno qualcos'altro, in quella serata avevamo presentato Giorgio Scarpa, quindi avevamo a disposizione tanto tempo e poi le persone presenti si sono fermate a vedere questi modelli qui. Ah, vedete anche la catena fatta dalla mia studentessa, quella colorata. E vabbè, in altre occasioni, ce ne sono tante. Ma Giorgio Scarpa si è occupato anche di bionica, cioè di studio di esseri viventi. E qui che cosa studia? Studia il riso di mare, il guscio, ma soprattutto l'interno, cioè quella forma. E lui dice: non ho sacrificato nessun riccio di mare per essere studiato, ma voglio stare dentro la natura e dalla parte della natura. E se sapete com'è il riccio di mare, è un esserino piccolissimo, insomma. Lo vedete qui, questa è la struttura della cosiddetta lanterna di Aristotele, questo è il guscio e questa è l'imboccatura da dove escono i dentini, sono 5 dentini che si muovono, no? Che prendono la sabbia e il cibo da sotto. E vedete le proporzioni, qui si vede un'unghia, ad esempio, che tiene in mano un pezzettino di guscio da cui spuntano i dentini, eccoli qua. E questo è il riccio con i dentini lì al centro. E che cosa fa Giorgio Scarpa? Un modello matematico-geometrico della lanterna di Aristotele, che è questo. Questa la vedete, c'è il guscio, parte del guscio, e la struttura, da lì parte, osserva, misura e arriva alla conclusione che tutto è geometria, non c'è altra soluzione. Costruisce questa struttura in legno dove con questi tiranti, potremmo chiamarli così, di elastici, costruito tutto questo blocco che è in cartoncino, formato da centinaia di pezzi, che sono incastrati l'uno all'altro e tenuti da tanti, tanti cavi, fili che stanno all'interno e che possono muoversi. Se schiaccio questa parte qui in alto, i dentini in basso si aprono, così anche le mascelle. Questo è l'originale. E questo invece Giorgio Scarpa, lo vediamo qui che sorride, ma è una foto che serviva per il libro di bionica, per cui poi l'hanno ritagliato, e vedete qui che lui sta spingendo dall'alto verso il basso, qualcuno da sotto la sedia, perché l'ha appoggiato due sedie e ha fatto la foto, ha scattato la foto, e si vedono i 5 dentini completamente aperti. E questi sono, ho riproposto io alcuni studi di geometria, alla base di questo lavoro di Giorgio Scarpa. Beh, vi racconto questa cosa qua. Quando io ho visto questi libri qui, modelli di bionica e modelli di, soprattutto di geometria rotatoria, ero all'inizio della mia carriera di docente, ma 20 anni fa, non è da molto, e nella libreria della nostra scuola c'erano tutti i 12 libri di design, della collana del design di Munari. Ho preso questo, l'ho guardato, ho detto no, troppo complicato, via. Per un po' non l'ho lasciato stare, poi ho detto beh, riprendiamolo in mano. L'ho ripreso, me lo sono studiato e ho avuto la fortuna, andando a cercare in internet, di trovare questo Pino Trogu, che naturalmente mi ha detto ma vai subito dalla moglie di Scarpa, che sarà contentissima, e infatti è andato così, no? L'ho lasciato perdere per il momento perché mi sembrava troppo complicato. Alla fine però, quando le cose si studiano, non c'è nulla di complicato. Bisogna studiarle e farle, realizzarle, costruirle con le proprie mani, come diceva qualcuno prima, che altrimenti non si comprendono. Ecco qui, vedete che siamo lì intenti a studiare il modello originale e l'abbiamo riprodotto prima con SketchUp, quindi quello è un disegno di una parte naturalmente, è una mascella con il dentino,
che se la schiacci dall'alto si apre, no? Si apre perché qui dentro c'è una struttura tipo ombrello, quando lo apri, no? Sono le stecche che si aprono. Ecco, è questo che spinge, sono questi due elementi che spingono queste due mascelle. E qui si vedono ancora un po' di disegni con SketchUp e la struttura realizzata con la stampante 3D. Ne abbiamo fatte due versioni, la prima versione era fatta un po' così, poi l'abbiamo un po' messa in, fatta meglio nella seconda versione, appunto. Ancora qualche lavoro, ecco, qualche disegno e fotografia. Dentro ci sono un'infinità di elastici che tengono insieme il tutto. Ed ecco, questa è la struttura realizzata con la stampante 3D con tutti gli elastici. Allora, gli elastici della struttura originale di scarpa sono ancora lì che resistono. Alcuni sono tagliati, per cui è meglio non toccarli, ma ci sono ancora e non sono incollati al cartoncino. Questi, ed è caucciù, si, dopo un anno si incollano al tutto. Per cui io, quando le faccio vedere queste cose qui, poi le smonto e tolgo gli elastici, altrimenti quando si incolla il tutto è difficile poi togliere la colla e tutto il resto. Qui siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, perché avevamo esposto anche lì questo modello. C'è anche il guscio, naturalmente, che diventa una struttura tridimensionale fatta in cartoncino, anche lì c'è tutto uno studio geometrico. E così, non so che ora sia fatta, ci siamo, no? Vi lascio questa frase di Giorgio Scarpa, che abbiamo pubblicato in un libricino edito dalla libreria Bocca di Milano, come parti mobili articolate di uno stampo, ma ormai avete letto anche voi, però forse in fondo no, di uno stampo le dita della mano plasmano il cartoncino in forme sempre variate. L'impulso della mente è bersaglio della mano che disegna, è impronta che si fa cosa, pensata e viva, come un'onda che mossa da una causa, ritorna all'origine da cui deriva. Abbiamo preso questa frase, poi dentro c'è un mio disegno, vabbè, perché ci sembrava veramente riassumere il lavoro di Scarpa. E queste altre frasi, che sono degli appunti in realtà, dedicati un po' a noi docenti, insegnare allo studente come studiare, lo chiameremo metodo di studio, no? Non insegnare solo le regole generali, ma anche le regole per smontare le regole stesse, cioè mettere un po' in discussione le cose. E progettare significa pensare prima di agire. Mi sembrava una cosa da proporre anche a tutti i docenti. E poi per ultimo, questo disegno di un bruco fa parte di quei personaggi di quella storia con il quadrato che arriva dallo spazio alla Terra. Ecco, io avrei terminato. Io vi invito a vedere qualche cosa qui, o se volete rispondo a qualche domanda, se l'avete, o altri modelli. Questa catena, ad esempio, è originale, nel senso che ce ne sono diverse in giro, ma questa è stata venduta, quindi sì, ormai non è più in commercio, ma si può. Noi l'abbiamo ricostruita con i moduli originali. All'interno c'è una striscia plastica che all'interno del modulo ruota di 90 gradi, per cui qui entra in orizzontale e qui invece esce in verticale, entra in verticale e esce in orizzontale. Ci sono versioni in bianco e verde, bianco e rosso, in giallo e arancione, giallo e rosso, arancione e verde, insomma ce ne sono tante. Questa è una delle tante. Una cosa che volevo farvi vedere, queste no, non dovete non vederle queste, perché è geometria rotatoria anche questa. Allora, purtroppo ho dei modelli piccoli, perché quelli grandi li ho dati a Pino Trogo, che poi se li ha portati via. Però qui abbiamo, ad esempio, questo, che è formato da, sembrerebbero due rettangoli, in realtà sono quattro rettangoli, che formano una catena. Ok? E naturalmente il rettangolo è diviso a metà, otteniamo due triangoli. Vi devo far vedere come ruotano. E quindi otteniamo il tetraedro. Vedete qui, è chiaro, c'è una dimensione in altezza e in larghezza, dal rettangolo, la diagonale.
Altra forma questa, qui abbiamo un esagono, due, no, sono in realtà sono quattro, divisi da una diagonale, formano una catena, queste cose qui ragazzi si possono far fare tranquillamente, e anche qui con un movimento rotatorio diventa un tetraedro. C'è la sovrapposizione naturalmente degli esagoni. Poi ripeto, se volete venite qua. E poi c'è questo cubo, naturalmente formato da triangoli, che è una catena, anche questa. Guardate che con questa catena io posso formare figure diverse. E poi l'ultima, naturalmente, il solido cubo. Adesso sarà difficile perché sguscia via un po' dappertutto. Infatti non ci riesco. Si riesce meglio con quelle più grandi. Comunque fidatevi, non me la cavo più. Ecco, questo è un po' il tutto. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie mille. Domande? Sì. Io ho una curiosità, ma da qualche parte si trovano i modelli per realizzare quelli o ce li dobbiamo calcolare noi? Sì, esatto. Tipo quelli dei tetraedri, come uno deve ritagliare la cosa, eccetera. Sì, sì. Divisi dalla diagonale, giusto? Ok. E poi bisogna incollarli. Quattro sono incollati qui, no? Sì. Anche lui. Ok. Quella diagonale